ragazzi, io sono il Ghisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Io oggi sto registrando con tipo 40 gradi all'ombra, ma a voi che ve ne frega di questo? Assolutamente niente, quindi riprendiamo. Autenticazione chiave WAS, blocco disattivato, adesso puoi accedere a un gruppo grande. Epidentissima. Che me ne faccio? Non me ne faccio. Oh! Che si chiama su! Oddio, forse potrebbe essere qua! Mani. Oh, l'ho trovato! L'ho trovato uno! Completamente a caso, ragazzi, se lo cercate è nel distributore delle gomme, dovete fare un bel giro per arrivarci. Ah! È completamente fuori controllo! Non abbiamo scelta, ragazzi, diamoci dentro! Ok! Ok. No, anzi. Anzi ancora. No, ho sbagliato. Ok. Facciamo così. Ok. Sì, ha ancora un po' di punti. Oh, l'ho fatto! No, 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 era invisibile! Come ha fatto lui? È invisibile io. Hai sbagliato il sangue. Mi sembra un po' costato. Olle! Sono bastardo questo gioco. Frammento rumore è uscito. Vabbè. Shu shu. Cos'è shu shu? No, oh. Crimson. Forse è questo il piano di Joker, ragazzi. Mandare fuori controllo gli Wizard così producono Crimson. Però non stanno facendo trasformare gli Wizard a quelli non comuni. Spim il gatto, davvero. Spim il gatto. Spim il gatto. Fendilina. No, ho finito troppo di fendilina. Oh, che codico? Dovrebbe essere tecnicamente l'ultimo perché il primo l'abbiamo fatto fuori nella scorsa puntata. E quindi dovrebbero essere tre se non sbaglio. Non vorrei che erano più scatole questi qua, perché sembra che siano deboli in realtà. Rompono abbastanza. Ecco, frullato, perfetto. Ok. Per fare una fine orribile. Io olle, porca miseria, questi qua quando si mettono giù perché rompono le scatole in una maniera indicibile. Cos'è divino? Ancora Crimson. E infatti Geo qualche sospetto ce l'ha perché vede che sta Mega Man progressi? Ho appena completato il mio incarico. Meraviglioso! Ritorno immediatamente al quartier generale. C'è qualcosa che dobbiamo riferirti di persona. Ricevuto. Grande. Fine trasmissione. Dai, oh, Geo, sei qui! Dirigiamoci al centro comando. Il capo ci sta aspettando. Ah, proprio così. Ok. Oh, Boreal c'è anche. Io, Ace, Acid, Mega, Agodal, il capo. Sono tutti qui. Quando si senta pronto, capo? Allora iniziamo immediatamente. Sentiamo prima il team di ricerca. Aaron Boreal ha qualcosa di cui ragguagliarci. Ragguagliarci. Abbiamo fatto qualche nuova scoperta riguardante il Crimson. Anche se il Crimson è una forma complessa di rumore cristallizzato, esso stranamente non emette alcuna tipologia specifica di rumore.
Ciò significa che il Crimson ha una natura fortemente assorbente. Assorbe il rumore? Ciò significa che potrebbe esserci utile, giusto? Proprio così. Potrebbe rivelarsi uno strumento utile per noi. Tuttavia, nelle mani del dealer potrebbe diventare un'arma terrificante. Quando Crimson raggiunge il limite di contenimento massimo del rumore, emette un'enorme quantità di denso rumore. La quantità di rumore emessa in realtà è una dozzina di volte maggiore di quella assorbita. La ragione per cui la meteorologia è attratta dalla Terra potrebbe consistere nel fatto che il livello di rumore è aumentato a causa del Crimson. Non trovate che il Crimson sia come una bomba? Come una bomba di rumore, Ci sono altri modi per impiegare il Crimson, oltre come bomba Omega Xyz. Credo che il Crimson sia stato usato come energia per creare gli massimi rumore, come quelli che avete visto nella vostra scuola. Se applicato correttamente, potremo controllare uscire dal rumore con il Crimson. Controllare il rumore? Pensare che il Crimson abbia un simile uso... Forza, Aaron, puoi dirlo. Sembra che anche tu abbia scoperto qualcos'altro. Cosa? Ha ragione, dottoressa. Durante la ricerca per capire come il rumore del pianeta stia attirando la materia G, ho scoperto che essa genera autonomamente uno strano rumore. Di che tipo esattamente di rumore si tratta? Mi dispiace, ma non l'ho ancora scoperto. Ad ogni modo, quando ho notato per la prima volta che questo strano rumore è stato come se avessi sentito la voce della materia G. Era come se tentasse di dire qualcosa, o chiamare qualcuno, o rispondere. Ancora non saprei dirlo con certezza. Questo indizio potrebbe rivelarsi molto interessante. Dovremmo investigare su questa voce. Saresti così gentile da permettere a questa signora di darti una mano, Aaron? Certamente. Beh, questo conclude il mio rapporto. Grazie, Boreal. Come prossimo argomento discuteremo dell'incidente dei Wizard fuori controllo. Sì, signore. Crediamo che la causa degli incidenti sia stata causata dagli alti livelli di rumore. Non abbiamo scoperto carte rumore, programmi virus o qualsiasi altra cosa che potesse far pensare che fosse opera del dealer. Però è stata opera loro, anche se non ci sono prove evidenti. Nessun altro potrebbe mai scatenare un evento di simili proporzioni. Ace. Ma come avrebbero scatenato così tanti wizard in una sola volta? Con il Crimson. Devono aver scoperto che il rumore può essere controllato con il Crimson, proprio nel modo in cui abbiamo fatto noi. Ed adesso hanno già capito come impiegarlo come arma. La situazione potrebbe essere anche peggiore. King non vuole solo controllare il comune rumore, vuole controllare un gigantesco ammasso di rumore. Un gigantesco ammasso? Cosa intendi dire? Non è piuttosto ovvio? Mi riferisco alla sinistra sfera del cielo che turba le notti di molta gente. La stella rossa che sta per caderci dal cielo. La meteora G. Ci sono! Il gigantesco ammasso di rumore che il dealer vuole controllare è... La meteora G! C'è arrivato prima Geo che tutti gli altri, veramente? Cosa? Che sia davvero possibile? A dire il vero, il dealer ha già un certo controllo sulla meteora G. Il vero motivo dietro al far andare fuori controllo gli wizard era raccogliere il Crimson emesso. Aspetta un secondo! Quando fermiamo un wizard fuori controllo viene rilasciato dal Crimson. Poi il dealer fa in modo di raccoglierlo. Allora perché rischiare le nostre vite in tutto il paese per combattere gli wizard? Sembra che aiutiamo il dealer. No, non può essere. Però se non fermassimo gli wizard fuori controllo, molta gente potrebbe farsi male o peggio. Stiamo facendo la cosa giusta. Il piano di King procede come aveva previsto. Oh 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 oh. Cos'è? Cos'è stato? Cosa succede? Abbiamo un'emergenza! Qualcuno si è infiltrato nella rete della Waza! Cosa? Oh oh oh! Piacere di conoscervi! Intendo tutti tranne Ace. Non ho letto una frase, mi sembra. King! King! King? Quello è il capo del dealer! Salve Ace! E a tutti gli altri della Waza! Immagino che avrei potuto iscrivervi, ma così facendo non avrei potuto mostrarvi di cosa è capace il dealer. Ad ogni modo, come state tutti quanti? È un display aereo! Ha creato la rete in modo da poter effettuare la trasmissione. Tu ti stai divertendo? Questo, signori, non è affatto uno scherzo. Infatti non sono mai stato più serio in vita mia. Se avessi giocato, non sarei riuscito ad ottenere il controllo della meteora G. Quindi sei... Ascoltatemi bene, signore e signore. Il dealer ha il completo controllo della meteora G. Useremo il suo tremendo potere per dominare il pianeta. Tuttavia, per farlo mi serve la vostra assistenza.
Sei pazzo, perché dovremmo aiutarti? Voi mi aiuterete? Non credo che abbiate altra scelta. Comprendete perché dovete farlo, vero? Nonno, non vorrai. Riceviamo una chiamata d'emergenza dai pressi del parco evento degli studios WBG. Sono stati segnalati dei wizard fuori controllo. Questo è il gruppo più grande mai visto. Bene, gente, andate a fermare tutti quegli wizard e generateci dell'altro Crimson. Che brutto. Ci sta sfruttando. Io... Dobbiamo farlo per forza. Megaman, è tempo di mettersi all'opera. Cosa? Ma... Ne sei sicuro? Vuoi davvero andarti a ficcare in una trappola? Non abbiamo molto tempo per discutere su ciò che va fatto. È stato già deciso per noi. Non è così? Geo, riesci a capirlo, vero? Ci preoccuperemo dopo delle conseguenze. Ci inventeremo qualcosa. Dopotutto non hanno più la loro carta più potente. La loro carta più potente? La carta Ace. Non gli permetterò mai più di impossessarsene. Lasciargli in mano tutte le carte non è ammissibile. Ace. Andiamo. Ha fatto un doppio senso. Intende dire la carta più potente nel senso lasso. Si è definito lui lasso nel senso per il nome e per la carta, no? È un po' complicato. Vabbè. Andiamo. Dobbiamo fermare quei wizard fuori controllo. Ok ragazzi, ma ci dirigiamo agli studios WBG nel prossimo episodio. Quindi se il video è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e non ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Perché stanno ansimando e non posso alzarmi dal posto dove sono nascosto? Perché molto probabilmente devi solo fare così. Fermo! Sta sfondando la porta. No, lo sentiresti, vedresti. Sta sfondando. Ah! Che sei il tipo Gesù Giuseppe Maria? Te l'ho detto! Sai come mai io ho l'udito che fa schifo? Si sfonda.